io mi amo tanto, numeri che sono i numeri dell'Esodo, i numeri dei morti, sono numeri difficili da fare. Anche gli storici che vanno per la maggiore, quelli che cercano di essere più obiettivi, dicono numeri difficili da 250.000. Difficile dire un numero come certo. Io dico che cambia poco, 250.000, 350.000, nel momento dello sviluppamento dei paesi, delle città, alla fine non è che mi cambi. Per qualcuno bene, sto parlando di tutta Italia, ci sono 120 località circa in Italia, 6 di uno più tanti profughi. La prefettura, oltre alla cosa della gente, sistemava le cose della gente di massa inizia, nei magazzini di partenza di quel campo. Parto dalla fine, per vista al pubblico, dopo quello spettacolo di quel giovane romano, sono vestiti, non si poteva più averlo chiuso perché siamo stati intervistati di chiamate, di mail, ma prima domanda era ma esiste davvero? Perché magari noi qua sappiamo, ma in altre parti d'Italia, ma esiste davvero sto magazzino 18 o è una finzione scenica, una ricostruzione scenica? No, esiste davvero. Allora se esiste professore, questo è stata la molla per chi ha fatto sì, si muore nel frattempo. E qualcuno muore e non ha parenti. O non li ha vicino in questo sventagliamento di tutta Italia. In qualche caso, dopo essere stati esuli, qui nel dopoguerra, in un'Italia che in ginocchio non ce n'era nessuno. E qualcuno decide di scegliere di diventare migrante. E arriva in tutto il mondo. Sono due concetti diversi, non ancora come gli spieghi, ma mi è venuto se non l'ho mai detto, credo di averne fatto più di 1000 di visite con gruppi come voi. Mio padre aveva tanti fratelli, tre famiglie in campagna in Istria, sempre numerosissime. Dei suoi fratelli, tre decisero di andare in Canada dopo essere stati esuli. E il più vecchio, mio papà era il più vecchio, era del 30, il secondo genito, si chiamava Ezio, arrivato in Canada, che fece? Appena poté, tutti si danno da fare, tutti cercano di ricostruire, di lavorare, no, sta gente brava, insomma, non c'è niente da dire, si danno come da fare. E il più vecchio Ezio che fa? E appena può si compra due vacche e fa quello che faceva in Istria, diventano farmisti, farm. No, io davvero ho sentito sta vocabola, non capivo, farmisti, che vuol dire? Fanno quello che erano in Istria. Quello Mezzano, che era del 33, mi sembra del 34, Bruno, si arrangia, famiglia e lavora, insomma, anche lui. Il più piccolo, che era del 37, va a fare l'operaio. Erano contadini e questo va a fare l'operaio. Si trova bene, comincia a lavorare. E il Canada è stato grande. E vanno a costruire ponti. E questo, io ho brani di ricordo, perché faccio parte di una di quelle famiglie che sono l'altra faccia della medaglia, di quelli che non parlavano, che non raccontavano, che vissero nel silenzio. E questo mi dice, insomma, io mi metterò in proprio, lavorerò, costruirò. Fai te a sapere, a pensare che questo lascia l'Istria, diventa esule, fa il salto, diventa immigrante, è pieno di buone intenzioni, lavora sui ponti, che poi sono le squadre, una parte sono gli italiani, una parte sono portoricani, e lo ammazzano sul ponte, e buttano il corpo dal ponte. Non ho mai raccontato questa cosa perché non parlo mai delle cose personali, perché il destino è fatto da mille storie. È ovvio che quelle che danno più forte sensazione sono quelle più dure. E ahimè, si colorò di mille situazioni. Questa tirata all'estremo è una delle tante mille situazioni che, nelle quali le cose sono state. Intanto cominciamo veramente dalla fine. E questa è la fine. Io adesso non voglio farvi lezioni di storia, non è il luogo, non ha senso. Vi darò due indicazioni di massima. Estero. Questo è il destino finale. Allora, poi
possiamo metterci di tutto, una guerra terribile, sbagliata, drammi, violenze precedenti, drammi, violenze ancora precedenti, perché quei casini, piaccia o non piaccia, il fascismo ci mette del suo, ma non cominciano con il fascismo, qua i casini cominciano anche prima, qua c'è una storia molto complicata. È talmente complicata questa storia che non è facile da capirla per chi non è vissuto in queste terre. E anche chi è vissuto in queste terre emozionalmente ha incarnato sempre una parte. E dovremmo appena cominciare a spiegare perché qui il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, non è uguale agli altri CLN del resto d'Italia. Perché qui c'è una secca distinzione tra una parte delle parti antifasciste che fanno la lotta partigiana e un'altra parte. Dovremmo entrare in una discussione che veramente non è semplice da far capire, soprattutto per chi non è di questa età. Esito un po' di tutto questo. Alla fine il destino della nostra gente fu nei campi profughi. Se si voleva creare, cercare, se si vuole cercare la quadratura perfetta per la dissoluzione di un popolo, della nostra gente, la troviamo proprio in questo destino. Alla fine vanno via tutti, non tutti, perché qualcuno rimane. Perché anche questo serve a complicare la cosa. Qualcuno rimane, una parte, sia pur minoritaria, gli italiani resta in Istria, ma la gran parte vanno via. Il destino è questo e sarà dura per tutti, per quelli che restano e per quelli che vanno via. Poi voglia di dire, ma quelli che sono rimasti erano conniventi, non è proprio così, è ancora complicato. Sì, qualcuno magari ci credeva, gli ideali portati avanti della Marcia del Titolo, erano ideali interessanti. È un'idea di internazionalismo, di fratellanza operaia, di fratellanza di popoli, poteva essere un percorso anche interessante per ampie fasce della popolazione. E penso agli operai di Pola,